male che l'anno scorso è stata un'annata particolarissima, soprattutto per me che era il primo anno che allenavo. Una stagione vissuta con tantissime difficoltà che poi alla fine hanno portato dei risultati importanti. Mi porterò sicuramente tutto quello che è successo, ma soprattutto nella gestione dello spogliatoio, perché l'anno scorso la gestione che ho fatto io insieme al mio staff è stata importantissima, perché dovevamo gestire una situazione Covid importante, ma con una rosa forte, una rosa a livello numerico ampia, e da quel punto di vista diciamo che siamo stati bravi, io e lo staff, a gestire una cosa del genere, perché adesso si può dire, penso che l'anno scorso l'unica squadra che ha subito un danno, tra virgolette, un danno del genere è stato solo il Pineto, e dopo il risultato che abbiamo raggiunto vuol dire che l'abbiamo superata alla grande. L'idea è sempre quella, anche perché penso che un allenatore di Serie D la prima cosa che deve vedere, deve calcolare prima gli under, deve vedere dove li può mettere in campo, e noi abbiamo la fortuna di avere degli under forti, soprattutto il 2003, Braccetti di destra, e quindi è normale che mi porterò lo stesso modulo dell'anno scorso. Poi non posso cambiare una squadra che è un modo di giocare che ha portato una vittoria playoff. E anche la scelta del mercato penso sia evidente, perché abbiamo confermato il 70-80% della rosa dell'anno scorso, mettendoci 3-4 pezzi funzionali al nostro modo di giocare. È normale, noi non ci nascondiamo, siamo una squadra forte, e non ci tiriamo indietro, e cercheremo di fare bene. Il nostro obiettivo è quello di continuare il percorso che abbiamo iniziato l'anno scorso.